Allora, mister, è un compleanno festeggiato nel migliore dei modi. No, io penso che alla base di tutto è una bella soddisfazione perché oggi era importante la vittoria, anche se abbiamo sofferto, però alla fine abbiamo vinto. Faceva piacere anche perché oggi con i 90 anni, con una vittoria, oggi si è rivisto veramente il fadino di una volta. La cosa bella sarebbe che ogni domenica fosse così, però è normale per il momento, non è che possiamo riportare tutti questi tifosi al campo. Ci stiamo facendo i grossi sacrifici, sappiamo la difficoltà che abbiamo, speriamo che anche a livello di società con questo presidente possa dare una mano a qualcuno per portare al termine il campionato. Sappiamo che i tifosi sono una base importante per il Giulianova, come lo è sempre stato. Secondo lei oggi hanno dato una mano in più ai suoi ragazzi? No, sicuramente il tifo Giulianova col campo che abbiamo noi ti trasporta. Io penso che solo se uno non ha sangue nelle vene, allora no, se no aiuta molto. È normale che dopo in campo c'è la squadra avversaria, però oggi a livello di impegno penso che non possiamo rimproverare niente a nessuno. Abbiamo dei limiti, purtroppo questo lo sappiamo. Anch'io vedevo delle cose che non andavano, dopo c'è anche il discorso dei 96 è tutto un problema che sinceramente questa categoria io non la volevo fare per questo motivo, sinceramente, perché non è che mi piace molto. Sto dando una mano come penso qualsiasi giugliese perché ci troviamo in questa situazione, lo faccio spontaneamente, però è una sofferenza. Però oggi il suo Giuliano ha dimostrato una condizione fisica molto buona. No, no, noi siamo a livello fisico, la squadra sta migliorando, ma a parte Gianzante che ha giocato poco, mi è dispiaciuto l'infortunio di Esposito che è una grossa perdita. Comunque adesso l'importante era questi 3 punti e adesso penseremo alla prossima gara di Prossima settimana a Chieti, come lei ha già detto, come intende affrontare la settimana e la partita di domenica? Chieti. Ma la partita sulla carta il Chieti è normale, è nettamente superiore a noi, è una squadra costruita per vincere il campionato. Noi cercheremo di fare il possibile, se poi il Chieti si rende più forte non è che ci possiamo fare molto. È normale che la partita noi la giocheremo come facciamo sempre, come abbiamo fatto sempre. Noi fuori casa fino adesso abbiamo fatto sempre delle ottime partite. Non abbiamo ottenuto forse di più di quello che abbiamo fatto. Noi a Campobasso abbiamo fatto un primo tempo, penso, bellissimo. La stessa cosa domenica a Madelica, sono state penalizzate anche dall'arbitraggio che sullo 0-0 un quarto d'ora fine non ci fu concesso un calcio di rigore, però adesso da domani penseremo alla prossima partita. Mister, ultima domanda. Oggi è compleanno il Giulianova, 90 anni, una bella vittoria. Lei ha una dedica particolare a una vecchia gloria, a qualcuno di personale per questa vittoria? Ma le dediche normali vanno a tutti quelli che non ci sono più dai presidenti, ai tifosi, i tifosi veramente di una volta, peccato che non ci sono più, oggi si è rivisto veramente il Fadini e la cosa bella sarebbe ogni domenica, purtroppo non è possibile. Va bene, grazie mister, in bocca al lupo.